Non sono sempre stato nei seguaci o nell'RNG. Mio padre, pace all'anima sua, era ufficiale in un gruppo denominato Enclave, un resto del governo prebellico americano. Con la memoria corta di questi posti, non molti li ricordano. Ma facevano un sacco di brutte cose. Terrorizzavano le comunità, rapivano le persone. Alla fine, qualcuno li fermò. Io sono nato qualche anno dopo in una base militare sulla costa, una località di nome Navarro. Dopo che la struttura di comando dell'enclave si sgretolò, fu solo questione di tempo perché Navarro fosse invasa dalle forze dell'RNC. Mia madre e io ce ne andammo con alcuni soldati della vecchia unità di mio padre, la stessa gente con cui sono rimasto in contatto negli anni. Tutti quelli che restarono furono uccisi dall'RNC. Anche alcuni di quelli che erano scappati alla fine furono catturati dalla confraternita d'acciaio. In tanti posti diversi. So solo quello che mi hanno detto. Alcuni di loro furono stroncati dall'RNC e dalla confraternita. Altri andarono ad est. Mia madre non mi ha mai detto cos'era successo a mio padre. Ma io e lei andammo verso sud con alcuni altri e ci integrammo nell'RNC. Quando l'RNC scoprì dell'integrazione di personale dell'enclave, continuammo a spostarci ai margini. È uno dei motivi per cui sono finito qui. L'enclave fece un sacco di cose brutte, ma a Navarro c'era della brava gente. Brava gente con un sacco d'esperienza. Non molti di loro sono ancora in vita, ma credo che potrebbero contare molto nella lotta contro Caesar. Ottimo! Vorrei che parlassi con quelli che sono rimasti dai vecchi tempi. Non credo di convincerli da solo. Per loro sono ancora un ragazzino. Ma tu sei un elemento fondamentale di quel che sta succedendo qui. Quando parlerai con loro, capiranno quanto è importante tutto questo. Sono rimasto in contatto con loro negli anni, quindi so dove potresti trovarli. Ma dubito che si aprano con te se non vengo anch'io. So che non sono sempre la persona più seria che puoi trovare, ma questo significa molto per me. Grazie. Bel modo di iniziare un episodio. Neanche il saluto. Hi people of YouTube. Sono sempre io, KJS, e benvenuti in questo nuovo episodio di Fallout New Vegas Ultimate Edition. Ci sono dei nemici. Sono dei semplici ratti talpa. Benvenuti in questo nuovo episodio. Allora, chi si ricorda, qualche tempo fa vi avevo detto che io avevo necessità di trovarmi un'armatura. E nell'episodio scorso vi ho detto, aspettate, elimina segnalina, vi ho detto, questa qua è il punto, che dovevamo fare una missione con lui, Ganon, con Arcade, perché è più bello come nome, con Arcade. Quindi iniziamo subito. Dobbiamo trovare 5 persone. Casa di Cannibal Jones. Dov'è? Eccola qua. Allora, dobbiamo convincere 5 persone che sono Giuda, Orion, Cannibal, Daisy e il dottor Harry, che abbiamo incontrato nello scorso episodio. Cannibal Joe non mi ispira per nulla come nome, sinceramente. Ciao. Che cazzo? Ah, ero io che mi sono fatto male. Ma porco. Quanti cazzo di trappole hai messo? E basta. Oh, ciao. È quasi il momento, dannazione. Come mai... Aspettavi qualcun altro? Sono stato all'ombra di Reaper per molto tempo e pensavo che alla fine si sarebbe presentato per riunirsi.
Adesso mi sta solo prendendo in giro. Chi? Comunque, Arcade mi ha chiesto di raccogliere tutti i membri dell'enclave. Pensavo di aver riconosciuto il tizio con te, quindi qual è il motivo di questa riunione? Crede che la tua esperienza e la tua tecnologia consentiranno di risolvere il conflitto di questa zona. Beh, adesso c'è un'idea interessante. Fare un po' di bene prima che siamo tutti morti e dimenticati. Puoi contare su di me. Oh, e nel caso Arcade si sia dimenticato di dirtelo, c'è bisogno di una frase di sicurezza di 5 parole per entrare nel bunker. La mia parola è vecchi, appropriata, Se dovessi nominare una persona che si sentiva stretta nell'enclave, quella sarebbe decisamente Johnson. Odiava quel che faceva l'enclave. Ogni giorno, ogni settimana metteva in discussione gli ordini, sovvertiva gli obiettivi delle missioni, faceva di tutto per servire senza servire. Incredibile che non sia mai stato alla corte marziale. Diceva sempre bene di mio padre. Diceva che gli assomigliavo in molte cose. Chissà. Tuo padre sarebbe fiero di te. Mi chiedo se lo sarebbe. È inutile, lo so, ma a volte mi chiedo cosa avrebbe voluto che facessi. Forse fare il dottore nel mezzo del Nevada non era esattamente quel che aveva in mente per il suo figliolo. Beh, stai facendo del bene, comunque. Anche se effettivamente avrei dovuto dirgli... Oh, armadietto dell'enclave. Se non ci fossi tu qua, verrei a darci un'occhiata, sappilo. Teniamone conto. Magari potrei venire a fare un giro. Devo ricordarmi dov'è che si trova, vicino al Volt 34. Devo ricordarmelo. Quindi me stesso che stai riguardando questo video, ricordati il Volt 34. 3-4, Mi prendo come se fosse un idiota da solo. È molto rassicurante la cosa. Poi vediamo gli altri. Uno si trova al banco dei pegni. Uno si trova a Novak. E direi di andare da lui, visto che è quello più lontano. Tanto ci sono i viaggi veloci. Quindi apprezzo alcuni giochi in cui il viaggio veloce non c'è, perché ti dà la possibilità di viaggiare e scoprire cose, e soprattutto caso voglia che alcune volte avvengano degli eventi strani, ma non sempre effettivamente. Quindi ho capito chi è la tipa che volava una volta, che una volta volava, diceva. I tuoi viaggi sono andati bene? Certo, signora. Arcade però mi ha chiesto di cercarti. Sto riunendo e avremo bisogno della tua abilità di pilota. Ti ha detto tutto di noi, non è vero? Beh, è da un po' che non metto le mani sui comandi di un Vertbird. C'è il rischio che io ci faccia schiantare nel bel mezzo del Lake Mead. Per qualche motivo quel posto sembra attirare i velivoli. Ma se avrò un'altra possibilità di volare, conta su di me. Ci sarò. La mia parte di frase in codice è tesoro. Ti piaceva pilotare? Non sono mai stata così felice come nella cabina di pilotaggio. Potevo andare ovunque, affrontare chiunque. L'unico limite era il carburante. Spesso, alla fine di una missione, prendevo la strada più lunga per tornare, per continuare a volare. Ogni volta era una lavata di capo, ma ne valeva la pena. Abbiamo fatto cose discutibili, lo so. Era così a quei tempi. Comunque, credo di essermi comportata abbastanza bene da rimediare a qualsiasi peccato. Brava signora. E la musica di sottofondo che c'è mentre lei parlava è fantastica. A ore 6. Signora? Da quando è morta mia madre, Daisy è stata l'unica donna della mia vita. Era anche l'unica altra donna vicina a mio padre. Gli fece da pilota in più di 10 missioni, compresa l'ultima. Sono sempre stato vicino a Daisy. Ho avuto degli uomini interessanti, ma gli amanti non sono buoni confidenti. Daisy non ha mai avuto figli ed era sempre pronta ad ascoltarmi. Far parte dell'enclave non significava molto per lei.
adorava volare. Le si spezzò il cuore quando fu messa a terra. No. Una parte importante della sua vita, perché non dovrebbe godersela? Perché non posso fare a meno di celebrare i propri giorni d'oro. Per quanto sembri folle, almeno faceva parte di qualcosa. Ok, era qualcosa di, ammettiamolo, piuttosto cattivo, ma era qualcosa. Se nella prima metà della tua vita portavi le truppe dell'enclave in Vertibird, direi che recuperare pezzi di razzi prebellici non regge il confronto. Giustamente. Comunque mi sto portando ED perché è un pezzo meccanico, un bijou. Bene. Ce ne mancano tre che sono sparpagliati. E direi che il prossimo sei tu, che non so chi tu sia. L'unico che so con certezza chi è il dottor Harry lì a Jacobstown, ma gli altri non ho idea di chi possano essere effettivamente, scusate. Non volevo muovervi. Dovrei sistemare un po' il gancio che tiene la action cam, la Nilox. Però non ora, giustamente. Bello come però le musiche di sottofondo ti tirino dentro. È stato veramente qualcosa che mi ha stretto al cuore sentir parlare la signora. Allora, l'ultimo, quindi questo qua, cioè quello più a destra. Ah, un vecchietto che si è ritirato nei campi, eh? Non è questa casa sua, perfetto. Ah, ok, era fuori. Vabbè, la recinzione è rotta, quindi... Davvero? Ti sei bloccato nel bel mezzo del nulla? Grazie. È veramente fastidioso a volte. Il problema è che purtroppo su PlayStation 3 questo gioco è stato ottimizzato un po' alla bene e meglio. Non dico male, ma poco ci manca. Ehi, anziano. Questa casa è uguale a quella del... Cioè, questa parte qua è uguale, identica a quella del dottor Mitchell. Anche qua è uguale. Ehi. Sì. Io e Arcade ti stavamo cercando, siamo riunendo i superstiti. È passato un po' di tempo, Arcade. Allora, qual è lo scopo di tutto questo? Non riesci a trovare dei mercenari più giovani? Il tuo avanzato tecnologico sarebbe utile per sistemare le cose tra RNC e la regione. Non ci sono altri da queste parti con l'attrezzatura e esperimento che hai tu. Questo. Vuoi ringraziare l'RNC per quello? Aspetta, questo non è Anne. Sì. Non aiuterò l'RNC. Oh, verrò. Ma a seconda del piano potrei decidere di non fermarmi. Ricordatelo. Arcade deve averti detto che c'è una frase in codice con la quale si può entrare nel bunker. La mia parte è... ricordate. Fanteria pesante. Niente di meglio di scagliare su un bersaglio una valanga di proiettili e laser. Giustamente. Quando avevo finito, non era rimasto in piedi molto. Qualsiasi idiota che non sia corso via quando mi ha visto ha avuto ciò che si meritava. Devi essere allora stato... Allora c'era la guerra. Se fossimo stati fra i vincitori, mi chiamerebbero eroe. E invece... Moreno ha preso male la caduta dell'enclave.
Non aveva mai discusso un ordine, né aveva mai messo in discussione la legittimità di ciò che faceva. Per lui era una catena ininterrotta, da Washington a Richardson. Quando ce ne andammo da Navarro, ricordo che guardavo Moreno con rispetto. Diceva: «Date l'addio all'America, ragazzi!» Quando abbandonammo l'enclave, quell'amore si consumò. Ora è rimasto solo un vecchio amareggiato. Suppongo che tu abbia ragione. Quando fai parte di qualcosa da tanto tempo, forse è impossibile lasciarla senza perdere parte di te. Moreno sarà un testardo figlio di buona donna, ma almeno è leale. Ho preferito non mentirgli, sinceramente. Però... anche questo, guardate, è uguale sta stanza. Comunque, ho preferito non mentirgli. Ma ho paura di quello che potrebbe succedere dopo. Noi non è che vogliamo aiutare la RNC, ma di base dovremmo farlo per un pezzo. Di base noi stiamo combattendo la Legione, punto. Che poi stiamo con l'RNC, che non è neanche vero, è un altro conto. Di base noi dobbiamo combattere con loro. Allora, sappiamo che l'enclave ce l'ha con l'RNC perché li ha fatti smantellare tutti, e fin là non c'è nessun dubbio. Il problema... allora, lui sembra quello più testardo, quest'ultimo qua, Moreno. Sembra il più testardo e non credo che vorrebbe mai, e ripeto proprio mai, collaborare con la RNC. Gli altri non mi sembravano così messi male, soprattutto Daisy, che non mi sembra che gli importasse, se non per il fatto che lei voleva tornare a volare. Punto. Hai mai visto uno di quei mercenari con l'armatura nera? Non vorrei mai farne arrabbiare uno. E io invece vorrei che non laggasse, pensa tu. Pensa, abbiamo priorità diverse. Ah, ok, sei tu. Ehi, Giuda. Ti fermi per le attrattive? No, voglio parlare con te dell'enclave. Ciao Arcade, stai facendo nuovi amici, no? Minchia! Come mai il bisogno di un gruppo di vecchi veterani come noi? Perché la tua faccia ha del verde? Comunque... piombare a bordo di un Vertibird con le pistole che divampano? Non lo faccio da anni, ma mi va bene, ci sto. Niente di questo ha un significato se il resto del gruppo non si presenta. Ovviamente. Oh, e avrai bisogno della mia parte di frase segreta per entrare nel bunker. Navarro. Navarro! Raccontami i tuoi vecchi tempi. A volte mi mancano quei tempi. Avevamo tutti uno scopo, sai? Ammetto che qualcuno tra le persone in carica era piuttosto crudele. Il resto di noi, comunque, stava solo provando a civilizzare le cose. L'RNC... era ancora nuovo e non sembrava che sarebbe durato così a lungo. Quindi abbiamo perso l'impianto di trivellazione e poco dopo la base a Navarro. Non è rimasto nessuno, tranne lui. Cosa è successo al pozzo? Un sabotaggio interno ha smantellato la piattaforma di trivellazione. Non ho mai ottenuto la storia intera. L'RNC ha distrutto Navarro, dicendo che abbiamo avanzato una minaccia alla regione. Sembra un sabotaggio bello e buono. Raccontami della tua vecchia squadra. Ero il funzionario incaricato e Johnson e Moreno erano i miei colpitori pesanti. Henry si occupava delle cose tecnologiche e Whitman volava con l'elicottero.
Johnson e Moreno non andavano mai d'accordo e in certi giorni ho avuto le mani impegnate a tenerli distanti. Era una differenza di filosofia, soprattutto. Pietà non faceva parte del vocabolario di Moreno. L'ho notato. Addio, ci vediamo dopo. Judah Krieger è il collante che ci ha tenuti tutti assieme negli anni, e per buoni motivi. Uno che sappia comandare Moreno e Johnson nella stessa unità, senza che qualcuno salti per aria, è un leader incredibile. Krieger era educato e gentile, ma senza calore. Fece sempre del suo meglio per farmi sentire parte del gruppo. Credo che lo facesse per un senso di lealtà verso mio padre. La lealtà è molto importante per Judah. Non lealtà verso l'enclave e nemmeno verso le idee per cui combatteva, ma verso le persone che servivano con lui. A parte il primo, Cannibal Johnson, sta parlando bene di tutti quanti. Moreno è l'unico stronzo, effettivamente, però era... sapeva quello che faceva. Oh, lo so. Ero solo un ragazzino quando sono passati per quell'inferno insieme. Sono contento che tu mi stia aiutando a riunirli. Sono contento che tu faccia parte della mia squadra. Tutto questo. So che possono ancora fare del bene. Ne sono convinto. E sto seriamente valutando di tenerti fino alla fine, sappilo. Non pensavo, ma sei un personaggio veramente interessante. Mi pento di non averti avuto in squadra nelle mie partite personali, di averti totalmente ignorato. Te e la tua storia, la tua squadra. Ho sempre pensato alle altre, ma l'enclave che sta a New Vegas, proprio, a parte che questa missione io non la conosco, non la conoscevo, non l'avevo mai fatta. Ammetto che è stata veramente una scoperta. È stata una scoperta. Perché ho iniziato a fare un po' di missioni per i compagni. Ho fatto quella di Cass, quella di Boone. Poi ho iniziato la sua. Volevo fare quella di Veronica e di Raul. Adesso dovrei fare anche quella di Lilith, come cazzo si chiama. Però Veronica e Raul richiedono passi più avanti. Vaffanculo. Servono cose più avanti per poter attivare le loro missioni di compagni. Ehi. Posso fare qualcos'altro per te? Sì. Sono interessato, per cui andrò a questa riunione. Passerò le cose a Calamity, per cui parla con lei se viene fuori qualcosa. Oh, avrai bisogno della mia parte di frase segreta per entrare nel bunker. Amici, non dimenticartela. Grazie. Sì, sì. Il dottor Henry è sempre stato un tipo difficile da inquadrare. Sembrava che per lui non facesse alcuna differenza lavorare con gli umani o con i cani. Aveva esattamente la stessa mancanza di affetto per entrambi. Un vero Diogene. Non so cosa cercasse quell'uomo. La conoscenza è potere, ma a quale scopo per Henry proprio non saprei. Era il problema che contava per lui, non il suo effetto pratico. Risolveva gli enigmi solo perché esistevano. Effettivamente lui non ha fatto una piega. Cioè, voglio rifare l'enclave. Ok, andiamo. Ok. Era il suo lavoro, però effettivamente non tutti sognano di essere dei rivoluzionari, suppongo. Forse non possiamo tutti cambiare il mondo. Forse basta fare il bene per il breve tempo che siamo qui. Nessuno canterà le lodi del dottor Henry quando non c'è più, ma ha probabilmente salvato più vite di quante mai ne salverò io. E di sicuro non ha sparato quanto ho sparato io finora. Beh, no, non credo. No, beh, lui effettivamente è solo un ricercatore. Potrebbe aver sparato meno di me. Ho visto le mie statistiche. Ho ucciso
più di 1100 cose, ormai saranno 1200. Perché conta sia animali che umani. Umani ne avevo uccisi 300 qualcosa, di animali ne avevo uccisi 800 e ormai bunker dei superstiti. Ormai sarò arrivato. Anzi, mi sa che dovrò camminare qua. Vabbè, andiamo. Sarò arrivato a 900, quindi 1200 cose, le avrò uccise piene piene. Però, cioè, mi manca ancora un po', mi sa, per arrivare al marchio di Lord Morte 3. Cosa c... Ha finito. Cosa cazzo è stato? Perché? Tu ne sai niente. Oh, ehi. Cosa cazzo è stato? Perché? Affanculo. Tu e il tuo occhio spermatico. Mamma mia. Ehi. Sì. Ok, niente. Pensavo servisse a qualcosa quel toro. Mamma mia. No. Sono... Chi cazzo pensi di colpire? Sono spaventato, effettivamente. Perché non l'ho visto subito subito, cioè... Che cazzo è? Ho pensato un dead... No, beh, un Deathclaw, no, li riconosco ormai i versi. Però non avevo mai visto un toro di bigorna. Quindi, vabbè. Ah, eccolo qua. Bunker dei superstiti. Oh la Madonna! Come siamo ben forniti qua, eh? Cari vecchi amici, ricordate Navarro. Bella password. Bella, bella, bella. Chiedi ai superstiti di sostenere la lotta contro la legione o la RNC. Ma è di che fine ha fatto? Boh. Comunque, salviamo un secondo prima. Salviamo prima di prendere la decisione. Mamma mia. Wow. È un Vertibird. E qua ci sono delle armature dell'enclave. Salve signori. Con chi devo parlare di voi? Con lui? Felice di vedere che sei arrivato qui senza problemi. Dunque, contro chi ci mettiamo? Allora, prima di tutto, come ti stai organizzando tu? Moreno, Johnson, Henry ed io saremo i ganci a terra. Whitman sarà col Vertibird. E fin là. Cos'è questo Questa era posto? una piccola stazione di rifornimento per i Vertibird. Sembrava un posto appropriato per nascondere la nostra attrezzatura, se mai ne avessimo bisogno. Sono sorpreso che questo posto non sia andato a pezzi.
Quando l'ho messo in modalità stand-by, mi aspettavo di tornarci in pochi anni, non decenni. Giustamente. Io non voglio aiutare la Legione o la RNC, perché so che Moreno non vorrà. Però dobbiamo resistere. Quindi questo è il piano. Avremo un problema con Moreno, comunque. A lui non... Che problema ha Moreno? Hanno vinto. E noi no. Niente di più semplice. Giustamente. Il resto di noi se ne sono andati. Mentre Moreno... no. Già. Inoltre, non sono ancora convinto che Moreno odi l'RNC tanto quanto egli pensa. Potresti ancora essere in grado di convincerlo a non andarsene. Immaginavo. Gli parlerò io. Hai solo questa possibilità. Conosco Moreno. Una volta che ha deciso qualcosa, non c'è modo di fargli cambiare idea. Tranquillo. Cioè, eloquenza c'è. Fermo! Non sono venuto fino a qui per salvare la fottuta RNC. Io me ne vado. Dove credi di andare? Ho eloquenza al 100 e stai con me. I reduci arriveranno con le armi spianate e daremo una bella lezione alla RNC. Davvero non vuoi che avvenga? Non posso credere che tu mi abbia davvero convinto a farlo. Bene, ci sto. Ma non aspettarti che non spari se qualche soldato dell'RNC si mette di mezzo. Non è mia intenzione. Di averli riuniti tutti un'altra volta. Sinceramente, quando Moreno ha iniziato a scattare, non pensavo che ne saremmo venuti fuori tutti interi. Non so ancora come andrà a finire questa storia, ma almeno l'enclave può espiare un po' tutti i danni che ha provocato. Hai fatto la tua parte, Arcade. Sei un bravo uomo. Mi sono chiesto come se la passavano Daisy e gli altri per tanto tempo che non ho ancora capito cosa dovrei fare. Voglio dire, non sono come loro. Sono nato a Navarro e mio padre serviva l'enclave insieme a loro, ma io non ne facevo veramente parte. Sembra presunzione da parte mia pensare di potermi unire alla lotta, anche se questa è una causa per cui vale la pena combattere. Perché so che quando inizieranno a combattere alla diga, a Freeside si scatenerà l'inferno. Avranno bisogno di tutti i dottori che trovano. Se la certezza che forse dovresti stare a Freeside, quello che è successo a Freeside. Non vorrei che la prima scelta mi facesse lasciare lui. Per questo ho anche salvato. Un dottore in più, un dottore in meno comunque fa la differenza. Però se la legione vince, la legione vince. Non ci sono cazzi. Non hai tutti i torti. Hai spinto gli altri a combattere e forse dovrei seguire lo stesso consiglio. Dopotutto c'ero anch'io a Navarro. Devo andare a fare una cosa, ma ti raggiungo più tardi. Grazie ancora per il tuo aiuto con gli altri. Significa molto per me. Hai perso l'abilità. Arcade è tornata a Freeside. Oh no. Spero di aver fatto la cosa giusta, Eddie. Speriamo bene. Ho salvato io. Moreno è un ostinato figlio di puttana, ma è anche più rigido di tutti noi. Sono felice che tu sia riuscito a convincerlo a restare. Dal momento che Whitman sarà con il Vertibird, si è offerta di darti la sua vecchia armatura atomica. Sì! Avrai bisogno di un addestramento speciale per usarla correttamente, per cui parla con lei non appena ne avrai la possibilità. Grazie! L'addestramento potrebbe richiedere diverse ore, per cui tienitelo in mente. Non mi importa. Ehi, tizia! Si dice che i robot della Strip se ne vadano in giro con facce diverse. Non mi chiedere altro, perché non lo so. Anche perché non c'eri. Tizia, insegnami tutto! Apprezzo che tu abbia deciso di tenere Orion nel gruppo. Visto che non avrò bisogno della mia armatura perché la cabina è troppo stretta, dovresti prenderla tu.
Grazie. Ci vorrà qualche ora per farti vedere come usarla correttamente. Quindi diamoci da fare. Hai ricevuto l'addestramento specifico necessario per spostarti con qualunque forma di armatura atomica. E ci è voluto un secondo. Non posso credere che aiuterò l'RNC. Quel signor House che governava la Strip, l'RNC è la scommessa migliore per la zona contaminata. Sono felice che mi aiuterà. Mi piacerebbe vedere la faccia dell'RNC quando piomberò su di loro con il mio elicottero. Saremo pronti, non ti preoccupare. L'RNC ha la sua parte di macchie, ma preferirei avere loro intorno piuttosto che la legione. Visto? Ah, ce l'ho fatta! È il momento di cambiarsi. L'armatura atomica dei superstiti. Carisma? Perché abbassare il carisma? Non capisco, però va bene. Oh, finalmente ho la mia armatura! Signori! Vi ringrazio per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Vado a vedere cosa è successo con Arcade. Vi ringrazio per avermi seguito, se volete lasciare un commento qua sotto. Signori, l'enclave è tornato. Alla prossima. Come ho detto, dovevo andare a fare una cosa. Ecco qua, apparteneva a mio padre. Da quando mi hai convinto ad aiutare a difendere Uverdam, avevo pensato di andare a prenderla fuori. Mi manca ancora un po' di dimestichezza nell'usarla, ma credo di potercela fare. Purché tu mi copra le spalle, naturalmente. Che hai? Non credo che tu debba preoccuparti dei dettagli. In pratica, aspettati. La tecnologia dell'enclave è anche più avanzata di quella della confraternita. È nelle mani di soldati esperti come Moreno e gli altri. Diciamo solo che vale la pena vederlo.